Un caro saluto a tutti e benvenuti, Milano San Siro, Milan Empoli, notte di marzo, notte di 50.000 milanisti a San Siro, il nostro allenatore sullo schermo gigante di San Siro presentato da Geggio per questo match che arriva dopo la vittoria di Napoli, che arriva alla 29esima giornata di campionato, dopo le vittorie dello Spezia e della Juventus e dopo il pareggio fra Salernitana e Sassuolo. Milan-Empoli, curva sud presente al gran completo, tanti pensieri che vanno ad Andriy Shevchenko sta pensando alla sua mamma, sta pensando a sua sorella, sta pensando a tutto quello che sta accadendo nel suo martoriato paese al quale siamo vicinissimi. Il Milan ha dedicato larga parte del proprio prepartita a una raccolta fondi per la nostra Ucraina, per l'Ucraina di tutti, perché la pace è un bene di tutti e quindi la pace in Ucraina è un bene di tutti. E io ho la speranza questa sera di regalare un piccolo fuggevole sorriso ad Andriy Shevchenko, che poi tornerà ad avere il cuore pesante, tornerà a pensare alla sua terra, ma intanto quel poco che possiamo fare noi è provare a regalargli un sorriso grazie allo sport. Proviamo a farlo, naturalmente nel rispetto dell'avversario, che questa sera è l'Empoli, che scende a San Siro con i suoi 32 punti. Tifosi milanisti che hanno vissuto, ci sono una settantina di tifosi dell'Empoli, tifosi milanisti che hanno vissuto con grande carica, grande voce, grande ugola, grande trasporto il pre-partita di San Siro e tutto ciò che è accaduto nel pre-partita di San Siro, compreso il Pioli is on fire e compresa tutta la ritualità che ormai appartiene a questa stagione, che ci vede così in gioco, che ci vede così significativi, che ci vede così importanti nella nostra situazione di classifica, un'importanza che dobbiamo lottare per continuare ad avere il più possibile, perché più siamo importanti, se riuscissimo ad essere importanti fino alla fine faremmo un grande regalo a una tifoseria che ha proposto a San Siro dall'inizio della stagione in tutte le gare ufficiali del Milan, campionato, Champions League, Coppa Italia, circa 800.000 presenze nonostante i soli 5.000 spettatori di Milan Spezia, Milan Juventus di gennaio. Quindi insomma un pubblico che avrebbe potuto anche superare le 900.000 unità fino a questo momento e siamo soltanto a metà marzo. Questo la dice lunga non soltanto sulla quantità della presenza dei tifosi rossoneri a San Siro, ma soprattutto sulla qualità, e auguriamoci questa sera di regalar loro l'intensità giusta contro un Empoli che sa giocare bene a pallone, che è molto ben organizzato, che ha il suo modo di coprire il campo, che ha la sua tecnica da proporre, e noi ci auguriamo insomma di gestire la bravura tecnica e tattica dell'Empoli provando a contaminare, facendole male, il suo piano partita. È la cosa che dobbiamo fare il meglio possibile, il prima possibile, nel momento più giusto possibile. Milan-Empoli con anche i giovani, giovanissimi tifosi presenti allo stadio di San Siro, uno stadio nel quale questa sera fa freddo ma nel quale speriamo insomma noi di portare un po' di calore. Poi la prossima volta che torneremo a giocare qui sarà aprile, sarà la partita col Bologna e sarà una partita nella quale sapremo poi se la nostra nazionale azzurra sarà riuscita a qualificarsi per i mondiali in Qatar di novembre e dicembre o meno. Avremo tempo e modo di pensarci, adesso dobbiamo pensare all'Empoli, poi penseremo al Cagliari, questi tifosi toscani presenti al terzo anello verde dello stadio di San Siro in questo pre-partita. I nostri giocatori prendono posto in panchina al fianco di mister Pioli, grande spiegamento di fotografi per l'arrivo del nostro allenatore, la curva inizia a cantare, la curva inizia a farsi sentire, curva che è stata splendida anche a Napoli, curva che ha viaggiato per la trasferta vittoriosa del Milan a Napoli dalle 7 del mattino della domenica fino al mezzogiorno del lunedì tra andata e ritorno in pullman, una curva di cuore, una curva di passione, una curva di entusiasmo. Entra in campo l'arbitro Chiffi, ecco i nostri giocatori al fianco di quelli dell'Empoli, due capitani, sono due prodotti del settore giovanile del Milan. Davide Calabria per noi, Simone Romagnoli per loro. Ricordiamo che Simone Romagnoli in questo stadio ha vinto da capitano la Coppa Italia Primavera nel aprile del 2010, quando il Milan batté qui in finale il Palermo 2-0 con i gol di Simone Verdi e del giovane Zigoni. Simone Romagnoli, oggi capitano dell'Empoli, era il capitano di quel Milan Primavera. L'inno di Lega Serie A.
applausi la nostra squadra all'inno iniziale della partita, l'inno di Lega Serie A. Ecco i giocatori dell'Empoli che vanno a salutare i nostri, coro davvero a pieni polmoni della nostra curva, forza lotta, vincerai, non ti lasceremo mai. Ecco Davide Calabria che va a salutare l'arbitro Chiffi e i suoi più stretti collaboratori, ma attualmente collaborano con il direttore di gara anche il quarto uomo e i due arbitri VAR. E fra poco il calcio d'inizio di Milan-Empoli con naturalmente le disposizioni di rito iniziali fra il direttore di gara, i suoi assistenti e i due capitani che abbiamo già citato, Calabria e Romagnoli. Simone Romagnoli è un bravissimo ragazzo, un ragazzo che ha fatto sempre molto bene nella primavera del Milan, poi ha saputo fare una bella carriera in Serie A. L'arbitro Chiffi dirigerà con la collaborazione degli assistenti Imperiale di Iorio, il quarto uomo Volpi, Alvar Nasca con la collaborazione di Lo Cicero. E adesso andiamo a vedere invece le formazioni delle due squadre. Il Milan gioca così: Mike Maignan in porta, in difesa da destra Calabria, Tomori, Kalulu, Florenzi, assente Teo Hernandez squalificato, centrocampo Tonali, Bennasser davanti, Messias, Chessy, Raffaele Ao e Olivier Giroud. In panchina per noi ci sono Tatarusano, Mirante, poi Ballotti, Ure, Castieco, Brahim Diaz, Ibrahimovic, Ante Rebic, Romagnoli, Daniel Maldini, Krunic, Gabbia e Saelemaekers. Questo lo schieramento complessivo dei nostri ragazzi. È tornato anche Alessio Romagnoli in panchina, molto bene così. L'Empoli propone Vicario in porta, in difesa da destra Fiamozzi, Simone Romagnoli, Luperto e Cacace, a centrocampo Zulkowski, Aslani e Bandinelli, davanti Anderson, Bairami e Pinamonti. In panchina fra gli altri c'è Patrick Cutrone, al quale siamo vicinissimi. Patrick, un abbraccio forte a Patrick Cutrone in memoria del suo caro carissimo papà. In panchina per l'Udinese ci sono Icani e Stulaz e poi Verre, Cutrone, Di Francesco, Benassi, Lamantia, Tonelli, Stojanovic, Ismaili, Viti e Parisi. Comparso diverse settimane fa il papà di Cutrone, ma è sempre nel cuore dei tifosi milanisti. Anche lui era un grande innamorato di suo figlio e un grande innamorato del Milan. Fra poco l'inizio di Milan-Empoli. A centrocampo ci sono Kessié e Giroud, inquadrati di spalle i giocatori dell'Empoli. Dai ragazzi, dai ragazzi, dai ragazzi. Teo naturalmente allo stadio, tornerà utile per la prossima trasferta durissima, importantissima, quella di Cagliari, ma sarà importantissima anche e soprattutto la partita di stasera. Il fischio d'inizio di Chiffi, Giroud da palla in avanti per Kessié, Kessié prova a servire subito Florenzi, Florenzi tocca il primo pallone del match a Leao, Leao prova a liberarsi dei suoi avversari, serve Flore, Flore prova a imbucare, la deviazione in fallo laterale da parte di Zurkowski, Zurkowski la messa fuori, allora Leao va a recuperarla. Eccolo Rafa, Rafa che fa un po' di finte, cerca il cambio gioco, lo trova andando di là da Davide Calabria. Eccolo Davidino, Davidino da palla in avanti perché sì, la spizzata a cercare ancora Rafa Leao, in scivolata l'Empoli va a chiudere Sandro Tonali. Applaudo Milano San Siro per la chiusura di Sandro su Bairami e poi c'è il recupero di Mike Maignan che è entrato in campo nel riscaldamento, sempre da grande protagonista, salutato dal grande cuore dei tifosi rossoneri. Avanza Fick Tomori, il tocco a sinistra per Flore, Florenzi che ha compiuto gli anni proprio ieri, palla in avanti, Simone Romagnoli in vantaggio su Kessié e poi c'è il rilancio di Vicario, va al balzo di testa Fick Tomori, cerca di metterla a terra l'Empoli, poi salta ancora Tomori, secondo duello aereo consecutivo vinto da Fick, ma la palla resta dell'Empoli a centrocampo, la mette giù ancora Zurkowski, attaccato da Tonali, palla che arriva dietro, Giroud prova a farsi vedere da Romagnoli, Romagnoli se l'allunga, il lancio in avanti a cercare Pinamonti, braccio di Pinamonti, alzato il suo di braccio per segnalare la cosa a Tomori e poi Tomori fa un grande intervento su Pinamonti e Bennasser dà la palla a Leao, Leao attaccato da Romagnoli, la palla carambola su Fiamozzi, attenzione, avanza il numero 20 dell'Empoli, palla imbucata dentro, ancora il tocco all'indietro, Milan che prova a chiudere con Kessié, poi esce Messias sull'avanzata di Cacace, il colpo di tacco dell'Empoli, riesce Pinamonti ad anticipare Tonali, Pinamonti che è riuscito a svariare, era nella parte tutta destra dell'attacco della sua squadra, è riuscito ad andare di là e quindi ha messo grande scatto, grande gamba in questa sua disposizione offensiva. E allora l'Empoli che tiene palla sulla destra con Fiamozzi, ancora il controllo da parte dei nostri avversari, il lancio in avanti deve andare a chiudere Mike Maignan che cerca il rilancio subito in avanti, Simone Romagnoli di testa,
bravo e fortunato nella disposizione, poi fallo su Florenzi, trattenuto Florenzi, clamoroso, trattenuto Florenzi, ma una cosa evidentissima, elementarissima da fischiare. Ancora Bairami, proprio trattenuto, tenuto giù, tenuto fermo, ancora Zurkowski, palla che esce. Florenzi si rivolge ancora al direttore di gara, rimessa con le mani nostra, Flore pronto a riprendere il gioco, anche Stefano Pioli si fa sentire al direttore di gara, incredibile, con un trattenuto con le braccia sul fianco, Florenzi, non è arrivato il fallo. Florenzi fa una bella giocata con Giroud, la palla esce, rimessa con le mani nostra ancora, Empoli molto aggressivo, molto intenso, Bennacer di prima, però Giroud non se ne avvede, poi colpisce con lo stinco Simone Romagnoli, ancora rimessa con le mani nostra, 3 minuti a Milano San Siro, 0-0, siamo agli inizi, gara scorbutica, dobbiamo avere la pazienza, l'intensità, la compattezza e l'entusiasmo giusti, dai ragazzi, sbaglia l'Empoli, recupera Bennacer, vediamo se Isma apre il gioco, andiamo ragazzi, Pier Kalulu ad ampie falcate, servito a destra Junior Messias, segue l'azione Davide Calabria, su Messias c'è Bandinelli, viene in mezzo molto bene Messias a servire Tomori, di prima bella per Florenzi, Florenzi in buca per Tonali, Tonali prova a liberarsi di Simone Romagnoli, ancora Sandro mette di là perché sì, che sì, prova a inserirsi in area, che sì, prova ad andare Frank, allontana l'Empoli e poi c'è la chiusura di Tomori su Pinamonti, quarta chiusura consecutiva di Fick sul centravanti dei toscani. Ancora Isma inizia a tessere la sua tela, serve Fick Tomori, proviamo ad andare di là con Pier Kalulu, proviamo ad andare a destra con Davide Calabria, si fa vedere Giroud, ancora Calabria, calma, dice Davide, ha ragione, bravo Davide, bravo Capitan Davide. E allora in attesa di Capitan Arlock che è in panchina, Alessio Romagnoli, avanza Fick Tomori dà una bella palla, perché sì, ma chiude bene nella circostanza Fiamozzi, poi Giroud va a pressare su Vicario che ha avuto un attimo di indecisione, purtroppo Giroud ha provato a pensare che la palla potesse andare dall'altra parte, adesso Kalulu la lascia scorrere verso Maignan, ancora Milan in possesso palla, Mike Maignan cerca il lancio lungo, era in fuorigioco Giroud ma non può raggiungere questa palla, la mette giù l'Empoli, il tocco dentro è per Vicario, Vicario viene seguito da Giroud, palla lunga del portiere empolese, va al balzo di testa Tomori, ancora in maglia 8 Henderson che porta palla a sinistra, va Davide Calabria, la palla viene tenuta in campo dall'Empoli, poi rimessa con le mani che mi sembrava netta nostra, ma l'arbitro senza ascoltare l'assistente la dà all'Empoli, proprio fatta carambolare nettamente sui piedi dell'avversario, qui c'era probabilmente fallo di Davide Calabria ma ha lasciato la regola del vantaggio l'arbitro, rimessa dal fondo, non è angolo, rimessa dal fondo, inizia a perdere tempo Henderson lasciando il pallone in campo, sgradevole, davvero sgradevole il gesto di Henderson, tutte le volte che vengono a San Siro usano i mezzucci. Speriamo che non sia così per l'Empoli, che è così bravo a giocare a pallone che non ha bisogno di fare queste cose. E adesso tocca al Milan riprendere il gioco con Fick Tomori. Servito Pier Kalulu, avanti piano il Milan dalla propria area di rigore. Eccolo Pier va di là, Pier torna di qua. Ancora Mike per Fick Tomori. Parte da dietro, parte dal basso il Milan con Bennacer che si fa vedere. Ma Fick ha ritardato di un tempo di gioco il passaggio e ha messo in discussione la situazione con Pinamonti che ha provato a strappargli il pallone dai piedi. Maignan legge benissimo e serve Cala Calabria. Guadagniamo del campo, poi serviamo Giroud. Giroud attaccato da dietro, palla per Kessi. Kessi la fa scorrere bene per Bennacer, attento Isma. E poi ancora Tomori che avanza. Milan che viene alla metà campo avversaria. Rafa Leao ingaggia il... Prova ad andare Rafa. Supera Bairami, si allunga il pallone. Fiamozzi è stato lesto a recuperarlo. Subito raddoppiato Leao, palla che esce, rimessa nostra anche questa, mi sembrava netta la rimessa nostra, Tomori e Florenzi protestano ma con le mani tocca all'Empoli rimettere il gioco, vediamo se Pinamonti si decide a dare la palla a Fiamozzi o meno, la palla finalmente è arrivata a Fiamozzi e quindi andiamo con la ripresa del gioco.
ancora la rimessa, servito Fiamozzi che sbaglia, l'ha colpita con il tallone, la palla esce, la rimessa con le mani è stata effettuata dal Milan, che sì dietro per Flore Florenzi, ecco Alessandro che fa giro palla, servito Pier Kalulu, Kalulu la tiene, Kalulu la fa correre per Junior Messias a destra, eccolo Messias, aspettato ancora da Bandinelli, Junior viene dentro, Junior se l'allunga, perde palla Messias, il colpo di tacco empolese e poi provano ad accorciare i giocatori del Milan con Kalulu che è al posto giusto, al momento giusto per servire dietro Fick Tomori. Ancora Fick che dà la palla veloce a sinistra per Florenzi, Florenzi guadagna un tempo di gioco e serve Leao, Leao ha il duello da fare con Fiamozzi, se ne va Leao, dentro per Flore, colpo di tacco, che sì, Florenzi, la parata di Vicario, l'azione ancora viva, Giroud, palla dietro, Giroud, il rimpallo, Bennasser, avevo sperato davvero nel gol di Florenzi, ma insiste Leao, ancora il Milan in attacco, punta il Milan, che sì, non si capiscono, che sì è Leao, Leao è andato incontro a che sì ha allargato e che sì prova a recuperare la palla, grande applicazione da parte di Frank che sì, grande intensità da parte di Frank che sì, dai double K, la rimessa con le mani è dell'Empoli, qui bellissima azione nostra, Vicario è andato a prendere questa palla, adesso c'è la rimessa con le mani a favore dei nostri avversari. Ecco la palla che arriva a Simone Romagnoli che la alza campanile, va di testa Bennasser in mezzo a due, Pinamonti, Florenzi coperto da Zurkowski, palla dentro Tomori non la colpisce pulitissima ma insomma quel tanto che basta per servire Mike Maignan e poi allargare su Pier Kalulu, dai ragazzi, Davide Calabria, servito Junior Messias che tiene palla, Junior viene in mezzo, viene dentro Junior, deve poi andare via sulla fascia, se ne va Junior a cacace, ancora Junior Messias fa un buon lavoro, che sì di prima, allontana l'Empoli, non era stato un rinvio perfetto quello dell'Empoli ma la palla comunque loro sono riusciti ad allontanarla, Leao due su di lui, Leao se ne va, se l'allunga Bairami, poi ha questa tendenza ad accostarsi il pallone, Leao qui lascia correre l'arbitro Chifi, pensavo fosse fallo a favore dell'Empoli, invece ha lasciato giocare il direttore di gara, Messias la mette di qua su Tonali, Sandro può percuotere centralmente, Giroud, Sandro l'allarga giusta per Calabria, la mette in mezzo, Calabria, la deviazione di Tonali, la palla esce, ha sperato che carambolasse dentro Sandro, invece la palla è uscita, due occasioni Milan, la prima con Florenzi, la seconda con Tonali, nei primi 10 minuti di gioco del primo tempo, qui rivediamo la palla imbucata e poi la deviazione di Tonali, fortuita, insomma la palla è sbattuta contro Tonali, non c'è stato un vero e proprio gesto tecnico verso la palla di Tonali. Lancio lungo da parte di Vicario, il balzo di testa ancora di Fick, a percussione molto bene, poi che si recupera, dai che Frank sta giocando un'ottima gara, Frank la porta dietro, aveva tanto campo davanti a sé, ha preferito evitare di andare nell'azione in solitaria e allora c'è Davide Calabria a centrocampo, palla nostra, dai ragazzi, Bennasser, bellissimo il cambio gioco di Isma Benna per Ale Flore e allora il tocco dietro, Fick, prova ad avanzare, Fick, c'è campo per lui, dentro per Junior Messias di prima, bella per Rafa, il tiro deviato, la palla viene allontanata ancora dall'Empoli, non è riuscito a dare la scudisciata giusta al pallone Rafa, bravo Pier Pertonali, applaude San Siro, si gioca, Milan in attacco, Flore fa il cambio gioco per Olivier Giroud spalla la porta, siamo in area, Olivier non ha lo scarico giusto, viene da dietro Isma, se l'allunga, peccato, adesso contropiede Empoli, peccato, e poi recupera Fick, dai che proviamo il contropiede, proviamoci, Isma Benna, calma ragazzi, ancora Isma, la tocca di qua per Frank Essi, Isma allarga su Flore, tiene palla Alessandro, poi l'appoggio a Sandro Tonali, da Alessandro a Sandro, e ancora l'avanzata del Milan con Florenzi, il maglia 25 cambia gioco, di là per Davidino la appoggia, passa su Messias che ingaggia ancora il duello con Cacace respinge, servito Calabria ancora per Messias fa proseguire l'azione su Cala, Tonali non riesce, la combo Tonali-Calabria, riparte l'Empoli ancora con il possesso palla da parte di Fiamozzi,
servito in mezzo al campo Aslani, gli va incontro Bairami che serve Luperto, l'ex Napoli tocca largo a sinistra per Cacace, ancora l'Empoli, l'Empoli che prova a tenere la palla, Milan che cerca di pressare Luperto, palla che arriva a Vicario, Vicario la tiene, Vicario la controlla, si fa sentire la nostra curva e ecco che sì che prova a intervenire, ha rischiato un po' l'Empoli qui, la palla però è arrivata a Romagnoli, dentro escono bene loro, Florenzi deve inseguire Fiamozzi, Fiamozzi si ferma e la dà in mezzo al campo, è venuta su bene l'Empoli, attenzione, Bairami, palla dietro per Henderson, Bairami, Calabria prova a seguirlo e allora la palla dietro ancora per i nostri avversari, con Aslani che va in aiuto, quindi nuovamente il possesso di Bairami, Milan che tutto dietro la linea della palla tranne che sì Leao e Giroud, ma che sì adesso è tornato dietro e anche Leao, allora l'avanzata di Aslani, viene servito Henderson, sorta di albero di Natale dell'Empoli con Henderson, Bairami dietro Pinamonti nella fase offensiva, qui è riuscito ad andare via bene l'Empoli, adesso c'è il tentativo di cross, respinge bene Messias che ha fatto una buona fase difensiva junior e allora la palla è di Henderson, Henderson la tocca dentro per Aslani, Aslani studia la situazione che si lo bracca, palla di qua ancora per l'Empoli che la tiene, Giroud prova a inserirsi, bravo Olivier, e ancora che sì che porta avanti palla, aspetta che si liberi Leao, Leao riceve, Fiamozzi non può anticiparlo, Rafa prova ad andare di là, ecco Rafa se n'è andato, vai Rafa ha ricamato, doveva colpire, doveva far male, invece ha ricamato venendo dentro e l'Empoli riparte. È stato bravo che sia a dargli la palla al momento giusto, lui si era ritagliato la sua zona di comfort, sulla corsa ha saltato Fiamozzi con Simone Romagnoli che temeva il suo passo, Rafa ha pensato a venire dentro invece di provare a superarlo sulla corsa e allora la palla adesso è di Fiamozzi pressato da Isma bravo, ancora l'Empoli che cerca di tenerla, la recupera bene Tonali, si chiude la cerniera, Isma, Tonali poi avanza Isma se la allunga, bravo Isma contro Bairami, ancora Isma Benna che è in vantaggio, la nostra azione prosegue, Bairami ha provato ad andare a prenderlo ma Bennasera ha tenuto duro, ha tenuto il punto e allora la palla è nostra con Calabria che serve in avanti Messias può puntare vicino all'area, Messias viene ancora dentro, servito Tonali allarga di qua per Isma Benna, bello il cambio gioco di Sandro, Isma Benna la dà dentro a Florenzi torna di là da Cala Calabria, eccolo Davidino per Tonali tocca ancora su Alessandro Florenzi, perimetrale il Milan, destra, sinistra, sinistra, destra, adesso ancora sinistra, ancora il Milan che si di prima bella, Giroud la tocca subito a terra, l'Empoli che riesce con bravura e fortuna a salvarsi da terra, Zurkowski, non siamo riusciti a trovare lo spazio giusto per andare ad aggredirlo, attenzione Aslani, è uscita dalle nostre marcature preventive l'Empoli, allora tiene palla la squadra di Andreazzoli che l'allarga di là per Henderson, seguito da Tonali, palla messa in mezzo, la recuperiamo noi con Flore, avanza Alessandro, gli va incontro Leao poi si ferma e riceve, ecco Rafa, può puntare, c'è di là Messias, fa il cambio gioco Rafa, bravo, anche se perdiamo un tempo di gioco va bene, palla nostra, avanza Junior con Kessi che gli si fa incontro, adesso si allarga Calabria, riceve ma siamo abbastanza corti e l'Empoli si è rimessa a posto, ancora Bennasserra, Messias tocca su Kessi, palla nostra, ancora la giocata su Isma vede Leao, ecco Rafa che riceve, Rafa studia la situazione, Rafa prova ad avanzare, Rafa ingaggia il duello, Rafa messo a terra, che sì, difende palla, fallo dal limite dell'area, anche se da posizione molto angolata, prima avete fatto fallo lì e poi avete rifatto fallo qua, mi sembra di aver capito che Chiffi possa aver detto con il linguaggio del corpo e con la sua gestualità ai giocatori dell'Empoli, ecco questo è il primo fallo su Leao e poi l'altro su Kessi toccato da Bandinelli, Filippo Bandinelli, inquadrato Frank Kessi, calcio di punizione nostro, sulla palla c'è Giroud che voglia tirare Giroud, vediamo, viene dietro l'Empoli, la curva chiede il gol alla squadra,
calcio di punizione. La sensazione è che voglia tirare Olivier Giroud. Dietro la barriera, guarda me, dice Vicario ai suoi compagni di squadra, un suo compagno di squadra dell'Empoli. Ancora Giroud che si prepara. C'è anche Messias lì. Vediamo Olivier. Pronto a partire Olivier Giroud, calcio di punizione da posizione angolata quasi al limite dell'area. Pronto a partire Olivier. Devia la barriera. Kalulu. Gol! Ha segnato! Ha segnato Pierino! Il gol di Pierino! Pierino, il primo della classe! Pierino! La piazzata di giustezza! Rasoterra bella, precisa! Il primo della classe! Pierino Kalulu! 1-0 per noi! 1-0 per noi! 1-0 per noi! Pierino Kalulu! Aveva già segnato con la maglia del Milan l'anno scorso a Marassi, un gol anche quello molto molto importante che fissava il 2-2. Kalulu, patrimonio rossonero, arrivato da noi nell'estate 2020 in punta di piedi, in puntissima di piedissimi, e adesso è qua che si gode l'applauso di Milano San Siro per il suo gol dell'1-0. Tutti felicissimi per Pier Kalulu, il nostro grande Pierino. La palla è a destra adesso per Zurkowski, che gira di là, ancora l'Empoli. Tocco dietro su Simone Romagnoli. Simone Romagnoli vede nuovamente l'Empoli, poi Tonali, pressa Fiamoz. E la curva già si scatena, è presto ragazzi. Fictomori, fuorigioco di Pinamonti, segnalato dall'assistente imperiale. E allora giro palla di Pier Kalulu per Davidino Calabria. Milan intenso. E allora Fictomori avanza e tiene palla. Ha fatto una grande corsa Sandro Tonali per recuperare subito palla. Milan che in questo momento ha la faccia giusta, speriamo bene. Dai ragazzi, dai ragazzi, dai ragazzi. Pier Kalulu. E si fanno sentire i nostri tifosi. E presto ragazzi, stiamo belli calmi e seguiamo la nostra squadra. Florenzi allontana, Simone Romagnoli, va di testa Fictomori, ma l'ha presa Pinamonti qui. Poi Kalulu, preciso su Ismaben. Preciso Pierino Kalulu. Poi Calabria. Innesca Messias, Messias prova a venire in mezzo a giocare, ancora Ismaben, palla che esce, rimessa loro, la palla è carambolata sul talloncino di Isma e quindi la rimessa con le mani è loro, rimessa in gioco Empoli, palla che viene toccata dietro verso Henderson, il rilancio di Cala Calabria. Simone Romagnoli, dopo che l'aveva lasciata Luperto, è riuscito a trovarla la palla, poi Messias, rilancio dell'Empoli, una touche dell'Empoli in avanti, ma va a recuperare Ale Flore. Eccolo Alessandro Florenzi che ingaggia il duello. Alessandro Florenzi che ha segnato all'andata proprio contro l'Empoli, voleva il fallo Alessandro Florenzi, o quantomeno la rimessa per noi, invece la palla la rimessa in gioco l'Empoli con Simone Romagnoli pressato da Leao. Ancora Messias, l'Empoli prova a dare palla di là a sinistra, Calabria. Calabria deve andare a guardare l'avversario che avanza, Cacace fa il cambio gioco di qua su Fiamozzi, non sta fermo un attimo Sandro Tonali, grande Sandrissimo, e allora Sandro prende Fiamozzi, palla di qua a Zurkowski, Pioli si fa sentire, ancora la palla, l'Empoli dentro, Kalulu, Kalulu, strepitoso intervento difensivo di Pier Kalulu, strepitoso, e poi Rafa se ne va, cosa c'è? Fuori gioco? Davvero? Non mi sembrava. Punizione, Empoli, Romagnoli, palla Luperto.
ancora loro che provano ad avanzare con il possesso, il tocco è per Luperto. Luperto dà la palla dentro, Bairami, Bairami gira verso Fiamozzi, Fiamozzi, poi ancora il numero 20 dell'Empoli. Zurkowski se la era portata di là, ma che sì, aveva cambiato idea, poi cambiato posizione, Messia stagnato fuori, ma guadagna ancora la copertura su Cacace. Palla centrale per Bandinelli, prova ad avanzare l'Empoli, per Henderson, Henderson seguito da Kalulu, Kalulu ancora, stava per recuperarla, riparte l'Empoli, attenzione Zurkowski, Zurkowski in buca, colpo di testa di Ale Flore e il Milan non riesce a servire Leao. Ancora Fiamozzi, Fiamozzi in maglia 20 Empoli, tocca centrale per Aslani, Aslani allarga, va a Calabria, Milan che ha avuto l'occasione iniziale con Florenzi, Milan che ha avuto l'occasione con Tonali e poi il gol di Kalulu, che sì, che sì, che sì avanza, che sì tiene palla, che sì la tocca dietro per Ismabenna, non aveva lo scarico, eravamo piuttosto bassi nella partenza della nostra azione, quindi Isma serve Florenzi, Florenzi torna da Ficto Mori. Palla nostra, si muove molto anche Mignon, anche quando non attacca l'Empoli. Adesso c'è il possesso di Messias. Messias è un difensore ombra Mignon. Quando la palla fa, quando la squadra fa i passaggi in orizzontale per la costruzione dal basso, Mignon si muove in sincrono con i difensori. Poi anche se la palla non gli arriva, però lui sarebbe pronto a giocarla. È un difensore ombra Mike Mignone, avanza Pier Kalulu, bella l'imbucata giusta per Messias, Messias guadagna campo, Messias contro Cacace, Messias dentro, che sì la toccata, non l'ha data di prima ma Calabria la recupera, ancora Ismabenna, la palla dietro a Pier Kalulu, eccolo il Milan che dà la palla dentro, che sì serve Calabria, imbucata per Junior Messias dentro perché sì, buona azione nostra, che sì, ancora Junior, vediamo se mettiamo qualcosa, palla dentro, cross piuttosto corto, Luperto allontana e poi Tonali di piattone, serve su Bennacer che aveva pensato prima di colpire al volo e servire indietro Mignon, poi ha fatto un'altra cosa, ha avuto un attimo di indecisione, ma Henderson comunque non è mai riuscito a recuperare palla, molto alta la difesa dell'Empoli adesso, prova il Milan, vediamo se riusciamo a fare il cambio gioco di qua, mentre Leao gioca molto vicino a Giroud, ancora quindi in posizione più centrale, adesso Tonali, Tonali non riesce a servire Leao, ma Romagnoli non riesce a servire Henderson, quindi palla nostra, quindi ragazzi ancora in avanti, Ismabenna, l'allargo giusto per Junior Messias contro Bandinelli, sì, avanza Junior, che fa il cambio gioco di là per Ale Flore, al volo, bravo Ale, che sì con la punta del piede, area di rigore, ancora che sì che è riuscito a difendere palla, non era facile ma ci è riuscito, bravo Frank, allora Florenzi mette in mezzo, è un cross educato ma fin troppo, tant'è che Vicario lo blocca e lo controlla e lo appoggia di là su Aslani, anzi su Cacace, chiedo scusa, adesso Aslani seguito da Kessi, palla dietro, Leao in posizione, vedete, molto centrale di Leao al fianco di Giroud, ancora dopo diverse sgroppate sulla fascia Leao si è accentrato, attenzione a Zurkowski prova a imbucare su Pinamonti ma Kalulu lo prende, Kalulu, attento Pier, bravo Pierino Kalulu, la palla arriva a Mike Mignon che serve ancora Cala Calabria, possesso palla no, ma attenzione ragazzi, mamma mia, ho visto il baratro sotto la nostra postazione sul passaggio che stavamo quasi per regalare all'Empoli, sull'uscita palla, Florenzi, si muove Leao e Flore lo asseconda, bello il movimento di Rafa, su Rafa si porta Simone Romagnoli, vediamo Rafa cosa si inventa, Rafa lavora di suola, due su di lui, Rafa se ne va, mette in mezzo una bella palla, deviazione in angolo, bravo Rafa, così, fare qualcosa, non ricamare, far succedere cose, non ricamare, il calcio d'angolo a favore è una cosa che succede, dai ragazzi, allora sta per battere il Milan, si parlano Giroud e Messias, andiamo a battere l'angolo ragazzi, va Florenzi va dalla bandierina, eccolo Ale Flore, ancora la rimessa in gioco, scusate ragazzi, chiedo scusa, Florenzi sta per battere l'angolo, si prepara Ale Flore in maglia 25, dalla bandierina, gli va incontro Isma,
ancora Flore, questa volta è sul secondo palo, il cross, Giroud rovesciata, allontana l'Empoli, poi la palla rimbalza, Tonali bravo di testa, ancora loro, Henderson la portano fuori, pressa Junior, bravo, ancora l'Empoli però, è venuta via bene l'Empoli, attenzione, adesso Tonali deve spolmonare sull'avversario, bravo Sandro, grande Sandro, tiene il punto Sandro, poi recupera Cala Calabria e poi c'è il tocco dietro su Tonali, attenti ragazzi che pressano, Sandro si difende, Sandro non perde palla, gran disimpegno di Sandro, Tonali bravo, Giroud, colpo di testa di Messias, però l'Empoli sta pressando molto, sta pressando alto e allora hanno recuperato ancora loro, Bandinelli la porta su, servito di Lazurkowski, momento di turbione empolese, ancora palla dietro, di là su Aslani che serve, poi scivolano sia Bennacer che Bandinelli, ma Bandinelli riesce a conservare il possesso di palla, ancora Messias in posizione difensiva, vai Junior, non mollare Junior, palla dietro, ancora l'Empoli con Luperto, si fa sentire il pubblico milanista, Simone Romagnoli, attenzione l'Empoli, errore Empoli, recupera Isma, cerca Rafa, però questa volta la palla di Isma è troppo larga, va bene Isma, va bene così Isma, Rafa lo guarda, va bene Isma, rimessa con le mani Empoli, è importante però sfruttare queste ripartenze, Isma prima era scivolato, aveva fatto quello scatto, probabilmente insomma può capitare un rilancio non col contagiri, e allora possesso palla di Aslani che riesce a fare il cambio gioco su Fiamozzi tiene palla, grande partita in sacrificio di Sandro Tonali fino a questo momento, ma grande dedizione, grande gambe, grande corsa, Fiamozzi, palla fuori, attenzione, Tonali a terra, sta rimettendo Sandro Tonali, sta rimettendo qualche conato per Sandrissimo, nel freddo di San Siro, se ne è accorto l'arbitro, inquadrato ancora Sandro, indicazioni a Messias il nostro allenatore, il nostro medico e Marco Paesanti sono vicini a Sandro che si è messo giù, ha sentito evidentemente qualcosa, si disseta, la tensione della partita, poi sta correndo all'impazzata Sandro, inquadrato di spalle Kalulu, rivediamo il suo gol, il tiro di Giroud, la respinta e poi Kalulu e la piazza con la sua calma, perché Kalulu è questo qua, Kalulu è preciso, sempre freddo, sempre piedi per terra, sempre razionale, sempre lucido, la piazzata proprio chirurgica, la cosa che doveva fare senza emotività, senza pathos, ma ha messo la freccia là dove doveva metterla. Ecco allora Flore, precisione Pier Kalulu, Giroud, ancora Florenzi fa il rilancio in avanti, rientra Sandro Tonali, Luperto tocca dietro su Vicario tiene palla, il rilancio del portiere empolese, il balzo di testa di Pinamonti, poi Calabria, la palla resta lì, la perde l'Empoli, va che sia a recuperarla, Frank ha cercato di lavorarla di suola ma ha subito un fallo che onestamente non avevo visto e quindi calcio di punizione a nostro favore a centrocampo con Isma Benna sulla palla, Bennacer ex Empoli e anche Krunic ex Empoli, palla che arriva a sinistra su Florenzi, ancora il tocco dietro, giro palla Milan, arriva Pier Kalulu, serve Messias se ne va, gran lavoro di Junior viene in mezzo, si allunga palla, peccato, è, div-
diventata a un certo punto vertiginosa la corsa di Messias, si è allungato palla e lì è nato il recupero dell'Empoli. Va bene Junior, che sta giocando con gamba ed edizione. Ancora il possesso palla Empoli, ma recupera Calabria che scarica immediatamente perché sì. Attento Frank. Bella la giocata di Frank su Bennasser, che è molto largo di là, due su di lui. Bennasser attaccato, Bennasser difende alla grande la palla Isma. E poi Calabria torna da Mike Maignan. Empoli molto aggressiva, molto fisica. E allora prova ad avanzare Fictomori la tiene, la controlla. Tocca indietro su Kalulu va ancora da Mike tiene palla, lancio lungo di Mike a cercare Leao, il colpo di testa di Romagnoli, allontana l'Empoli, peccato, speravo che riuscisse a intercettarla il Milan. Messias fa una grande, recupero difensivo, Junior bravissimo, lui e Bennasser si sono impegnati alla grande, il Milan riparte. Rientrano dal fuori, impegnati costantemente a rientrare dal fuorigioco Leao e Giroud, due punte conficcate là tra Luperto e Romagnoli. Ha abbandonato la posizione di fascia ormai da diversi minuti Leao e sta là in mezzo insieme a Giroud. Florenzi torna da Fictomori vede Mike Maignan. Milan che deve rimanere in elettricità, Milan che deve rimanere in temperatura. Si alza la difesa dell'Empoli, tiene palla la squadra, Kalulu, ancora Isma Benna. Kalulu la porta in avanti per Olivier Giroud, serie di passaggi da una parte e dall'altra, avanti e indietro, non dobbiamo sbagliare la misura, bravi ragazzi, l'allargo su Fick che ha campo, Fick se l'allunga e poi cambia passo, Fick la tiene, la controlla, gliela chiede Tonali e Tonali fa il cambio gioco, bravo Sandro, guadagniamo campo, guadagniamo gol, Calabria dentro per Rafa, c'è un fallo commesso da Leao ai danni dell'avversario. Vediamo, voleva prendere la palla Leao, commesso fallo, calcio di punizione a favore dell'Empoli, fallo su Aslani, sulla palla Simone Romagnoli, avevamo Messias di là, Davide ha provato la soluzione centrale, del resto sono centrali Leao e Giroud e dobbiamo provare a far succedere qualcosa là centralmente nel cuore della difesa dell'Empoli. Aslani da palla indietro, sul pallone ci sono Vicario e Luperto, la tiene Vicario, ancora Luperto pressato da Giroud, palla lunga di Luperto, in controllo Fictomori arriva sul pallone e poi allarga verso Flore vede Bennasser andargli incontro, si alza la difesa dell'Empoli. Da quando Leao si è accentrato vicino a Giroud la difesa dell'Empoli ci aspetta più alta. Bennasser fallo di Henderson su Bennasser, abbastanza alto. Bennasser aveva conquistato il possesso di palla in avanti e Henderson l'ha colpito da dietro. Florenzi non ha lo scarico, pressa l'Empoli, Tonali palla dietro, si allarga Kalulu per essere servito da Maignan però aspetta, studia la situazione, c'è Calabria di là, bravo Mike, l'ha visto, bellissimo, bravi Calabria e Maignan, bravi, avanza Davidino, percussione nostra, Messias, palla portata in avanti veloce, Messias contro Cacace, ancora Calabria, vai Davidino, palla dentro, che sì, serve ancora Junior, il cross, deviazione, altra deviazione, area di rigore, Giroud, deviazione, Leao, colpo di tacco, Flore, il tiro fuori, bella azione nostra, colpito duro Florenzi da Fiamozzi al momento del tiro. Vedete, prima una deviazione, poi l'altra e va Florenzi poi atterrato dal suo avversario. Florenzi ha male, Florenzi batte la mano per terra. Florenzi ha male. Dopo che ho calciato mi ha preso in pieno. Colpo di tacco di Leao e del tiro di Flore. E gli ha schiacciato la punta del piede, quindi non dovrebbe essere la caviglia. E poi la palla alta di Alessandro Florenzi. Thank you.
forse gli è arrivato su, quando gli ha schiacciato la punta del piede, gli è arrivata la fettina sul ginocchio, speriamo di no. Flore si rimette a posto. Eccolo Florenzi che tra una smorfia di dolore e l'altra si prepara a entrare in campo. Viene Alessandro. Eccolo Alessandro pronto a rientrare. Fatica ancora un po' Alessandro, ma attenzione all'Empoli. Attenzione all'Empoli, Kalulu! Kalulu esce su Henderson e rilancia in avanti, Giroud non riesce a controllarla, è rientrato Florenzi, avanza l'Empoli, palla di qua per Zurkowski che la tocca su Simone Romagnoli la gioca dall'altra parte, Messias va a pressare su Cacace, palla dentro, Calabria, il colpo di testa di Tomori, no, il tiro di Pinamonti alto. Tomori si è attorcigliato nell'aria senza avere la percezione chiara di dove fosse finito il pallone, la cosa ha favorito Pinamonti che ha potuto calciare fuori dallo specchio della porta di Mike Son Maignan. Adesso c'è il possesso palla di Fick, gli va incontro Bennacer non ha lo scarico, aspetta il pallone Florenzi di prima, cercato di mettere su Leao, la palla rimbalza davanti a Fiamozzi, il tocco dell'Empolese non è pulito, il colpo di testa di Leao, allontana ancora l'Empoli, chiude Tomori su Pinamonti, attenti ragazzi, questa palla qui, ancora Florenzi, bravissimo Flore, poiché sì, non riesce a tenerla, va bene, la palla esce, la rimessa con le mani è ancora di Fiamozzi, che è il giocatore che aveva colpito poco fa Florenzi dopo il tiro del nostro ale verso la porta di Vicario. Fiamozzi è bravo a servire Zurkowski, palla dentro, Florenzi addosso a Tonali, il rimpallo non ci favorisce, che sì si oppone, Bairami dietro, ancora discussione su questo possesso di palla, Bairami esce bene, Bairami contro Tonali, ancora bravo Sandro che recupera con la collaborazione di Ale Flore, quindi Leao porta via la palla, ma l'Empoli è lì tutta stretta, tutta corta, che riesce a leggergli bene l'intenzione e a sottrargli il pallone, allarga Aslani, di là su Cacace, deve andare a chiudere Messias, avanza, viene in mezzo al campo Cacace, servito Zurkowski tocca largo Bairami mette in mezzo, mette il piedone Fick, proviamo a uscire con che sì, ecco Fick Tomori dentro per Giroud, rilancio Empoli ma palla di Messias, anche se è una palla che esce. Abbiamo Leao e Giroud molto vicini ma non riescono a passarsi il pallone fra di loro sullo stretto, perché l'obiettivo probabilmente è di tenere Leao così accentrato e di dargli la palla giusta in una zona la più vicina alla porta possibile. Giroud attaccato da Luperto, Giroud da questa grande giocata per Leao, purtroppo Leao nel tocco se la porta indietro e l'Empoli riparte. Stasera Rafa, che sta giocando la sua partita viva, significativa, però è sulla preparazione che perde i palloni e quindi se naturalmente la preparazione non va a buon fine, poi è chiaro che manca la conclusione, manca tutto. Attenzione, Messias deve andare a chiudere su Cacace mette in mezzo, Pinamonti prova ad anticipare Kalulu, quindi Tomori no, Tomori troppo lunga per Tonali, ma Tonali la tiene in campo, alla fine il dosaggio era giusto da parte di Fick, Tonali dentro perché sì, che si è attaccato da dietro ma non c'è fallo, è ripartito Aslani, poi è intervenuto l'arbitro, non mi sembrava di aver visto un gran fallo, Pioli si fa sentire, il nostro allenatore da parte dell'arbitro Chieppi, si fa sentire anche Andreazzoli dall'altra parte, vediamo, beh sì, insomma, un tocco sotto e un tocco con il braccio, alla fine un fallo ci sta. Anche se mi ero predisposto all'idea che l'arbitro lasciasse andare l'azione. Florenzi pronto a recuperare l'azione, Flore pronto a rilanciare, Florenzi dà la palla a Kalulu, palla che sorvola Kalulu che la va a recuperare, Kalulu la tiene, Kalulu la controlla, ancora l'appoggio a Fick Tomori che prova ad avanzare, Tomori dentro perché sì, che si torna da Pier può andare di là, c'è campo di là, eccolo Cala Calabria, Milan che è andato a destra, Messias riceve la palla un po' alto ma la riceve, torna indietro Calabria, palla nostra, dai ragazzi, Kalulu torna da Isma Ben, ancora Pier Kalulu,
Kalulu serve Messias, Messias va da Giroud, Giroud vede che si allarga verso Calabria, Calabria il cross, bello, colpo di testa di Giroud, la torsione di Giroud, produce una deviazione aerea alta che va oltre la traversa della porta difesa da Vicario, quadrato Teoteo, e adesso tocca all'Empoli ripartire con Vicario che lancia lungo. Il colpo di testa tentato da Tomori che lavora fianco a fianco Pinamonti, Kalulu, Kalulu su Isma Benna, Benna serve Tonali, ancora Pier Kalulu, Pier Kalulu porta avanti palla, servito Messias, Messias ingaggia il duello con Cacaci, si allunga palla, palla che poi torna indietro ma è ancora nostra con Davidino Calabria, servito Bennasser, Bennasser vede Florenzi e Tomori, eccolo Fick, riceve, controlla Fick, palla dentro, la voleva in profondità Leao, ma invece gliela data incontro Tomori e può avanzare Simone Romagnoli, ancora Fiamozzi, Fiamozzi, Fiamozzi aspettato sia da Chessy che da Tomori, chiedo scusa, sia da Chessy che da Florenzi, poi ottimo recupero di Sandro Tonali, Milan che va a destra da Messias, Calabria, Calabria, Bennasser, Bennasser dentro su Chessy, Chessy torna da Tomori, palla data a Florenzi, Florenzi per Leao, Leao che torna largo, prova a fare una delle sue azioni, Leao, 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 questa volta la gioca lunga, Leao, se n'è andato Leao, se n'è andato Leao, tiro, deviazione, palla che resta lì, allontana l'Empoli, Giroud non è riuscito a trovare la deviazione giusta, grande azione, spacca tutto di Leao, bellissimo Leao, questa volta è andato verticale, è andato per far male, è andato dentro, senza ricami, spinta su Messias, e allora calcio di punizione nostro, quando ci avviciniamo all'inizio del recupero di fine primo tempo, a terra Junior Messias, guardate qui Leao, guardate qui Leao, è la presa Giroud ma è stato bravo Luperto a creare sabbie mobili sulla sua deviazione, tocca adesso al Milan battere la punizione, ci sono Calabria e Bennasser sulla palla, Calabria ha fatto cenno a Isma di andare avanti, Calabria vuole mettere direttamente palla in mezzo, Isma poco convinto, tenero Isma ma si allontana, sono saliti anche Tomori e Kalulu, sfruttiamo bene questa punizione cross di Davide Calabria, Davide la mette in mezzo, bel cross, colpo di testa di Giroud, la parata di Vicario, grande occasione nostra, Giroud il tiro deviato, attenzione, che sì, ancora poteva far gol, che sì, angolo clamoroso, Milan più volte vicino al gol nella stessa azione, calcio d'angolo per noi, calcio d'angolo per noi, guardate qua il gran colpo di testa di Giroud, Vicario para, poi la deviazione che Chessy qui ha tirato per far gol, la deviazione di Cacace in angolo, due minuti di recupero Milano San Siro, vedete anche in grafica, calcio d'angolo di Calabria, vediamo se Cala mette un'altra bella palla come ha messo poco fa bene la punizione, Calabria, palla messa in mezzo, colpo di testa, Chessy, palla che esce, Chessy sta cercando in tutti i modi di far gol, memore della sua doppietta di Empoli, grande parata di Vicario la seconda, la prima l'aveva fatta su Florenzi a inizio gara, eccolo Florenzi che è qui a centrocampo, tocca a Vicario riprendere il gioco dal limite dell'area piccola, vediamo Vicario, lancio lungo, va ad anticipare di testa tutti Florenzi, poi Simone Romagnoli che alza palla, va in sospensione Tomori, poi Chessy non riesce di testa a spostare palla, Slani la porta dietro, ancora Luperto, Luperto in buca dentro per Henderson, esce Kalulu, la palla adesso è dell'Empoli con Zurkowski, Aslani allarga su Henderson, si preparano Tonali e Florenzi a ricevere l'azione avversaria, palla messa in mezzo, poi l'ultimo tocco è dell'Empoli, mi sembrava, invece no, rimessa laterale loro, ancora con Henderson che lascia a Fiamozzi, Fiamozzi serve bene Bairami, Bairami seguito da Bennasser, Bennasser vuole la palla, ancora l'Empoli, il giro palla dei toscani, ancora Cacace, servito Aslani,
Aslani prova a imbucare, la palla è recuperata dal Milan con Isma Benna. È finito il primo tempo, bel primo tempo del Milan. Empoli organizzata e aggressiva, l'Empoli che immaginavamo, l'Empoli che ci aspettavamo, l'Empoli che sappiamo, ma Milan più volte pericoloso, Milan intenso, Milan in gol con Kalulu, altre occasioni nostre. Tra poco l'inizio della ripresa a San Siro, Milan-Empoli, i nostri ragazzi sono in vantaggio 1-0. Iniziale del secondo tempo, palla dietro dell'Empoli, non ci sono sostituzioni rispetto al primo tempo. Donali va subito in pressione su Fiamozzi, palla lunga verso Bairami, su Bairami si porta Tomori, Tomori in vantaggio, Tomori difende palla, Tomori la mette fuori, palla che esce e che viene cercata subito da Fiamozzi. Fiamozzi la tocca dentro, arriva a chiudere Florenzi, ma Zurkowski prova a liberarsi. Zurkowski, bravo Tomori a opporsi, stava aggirando la difesa rossonera Fiamozzi, là in terza ruota sulla destra, sulla fascia destra offensiva dell'Empoli. E adesso tocca ancora a Fiamozzi servire Zurkowski. Su Zurkowski si porta Tomori, ancora palla dentro, ma il pallone restituito da Zurkowski finisce abbastanza nettamente fuori e tocca al Milan ripartire con un paio di giocatori dell'Empoli che si scaldano, fra cui Cutrone, e il Milan che adesso prova a ripartire con Pier Kalulu. Kalulu tocca di qua su Bennacer, Bennacer va da Mignan, ancora i nostri ragazzi con Tomori. Tomori cerca immediatamente Florenzi, Florenzi prova a dare la palla di qua a Giroud, Giroud servito ancora Sandro Tonali, Tonali attaccato, palla di qua, Kalulu la fa scorrere per Mignon, ancora Pier Kalulu, avanza Pier, cerca di dare subito velocità alla palla, Pier, Calabria la porta in mezzo dove c'è Isma, Isma fa il cambio gioco, palla a sinistra per Florenzi, Florenzi torna da Isma, ancora Tonali, Tonali torna da Tomori, Bennacer alza la sua pressione l'Empoli, Isma costretto a tornare da Mignon, eccoli i ragazzi con Bennacer, servito Tonali, non abbassate l'intensità e il ritmo ragazzi, il ritmo e l'intensità sono il nostro patrimonio. Florenzi ha scattato Leao ma non è partito il lancio, Isma, Isma gli va incontro Giroud. Leao stava rientrando dal mancato lancio di prima di Florenzi, siamo andati su Giroud e Giroud su questa palla alta non è riuscito a dare continuità all'azione del Milan. Empoli che serve di qua Luperto, si sposta il Milan che si aspetta l'avversario, Messias aspetta Cacace, Henderson attaccato da Tonali, la palla ancora inseguita da Messias, è stata una spinta di Cacace, fallo di Tonali su Cacace, calcio di punizione per gli empolesi. Va a battere Bairami al terzo minuto del secondo tempo. Eccolo Bairami pronto a mettere in mezzo. Sta per battere la punizione il numero 10 dell'Empoli. Ecco il cross, il colpo di testa, era un bel cross questo di Bairami, molto bello davvero. Preso in mezzo Tonali, a terra Simone Romagnoli, insiste l'Empoli che mette in mezzo questa palla e la grande parata di Mignon. La grande parata di Mignon sul colpo di testa di Luperto. Grande, grande parata di Mignon. La deviazione in angolo del nostro portiere. È balzato sulla palla Mike Mignon. È rimbalzata, era una palla difficilissima. Iniziato
secondo tempo, Empoli subito pericoloso. Ragazzi, vi prego, non abbassiamoci, non perdiamo il gusto del gioco, della ripartenza, dell'intensità. La partita è ancora tutta da vivere. Calcio d'angolo Empoli. Qui c'era stato il braccio largo di Giroud su Romagnoli. Esce dal campo Romagnoli. Sta per battere l'angolo l'Empoli. Pronto a mettere in mezzo ancora Bairami, il colpo di testa. Palla inseguita da Messias, ma è angolo ancora. Il quinto della ripresa. Sta per rientrare Romagnoli. Dice do io l'ok, Romagnoli rientra, attenzione, altro calcio d'angolo Empoli, e Maignan va a salvare sulla linea, colpo di testa, via la palla ragazzi, e poi Maignan para. Altra grande occasione per l'Empoli, Empoli mai pericoloso in tutto il primo tempo, in 5 minuti ci ha fatto venire già due spaventi, gran calcio d'angolo a rientrare alla Chiarugi o alla Mortensen se preferite di Bairami, e poi da lì nasce tutto un pericolo che per fortuna il Milan sventa. Dai ragazzi, dai ragazzi, dai ragazzi, Florenzi. Florenzi fa lancio lungo verso Kessié, la palla esce. La palla esce. Tocca all'Empoli rimettere il pallone in gioco. Vediamo Zurkowski attaccato da Florenzi, il colpo di testa di Kessié allontana l'Empoli. Henderson spizza di testa, va a chiudere Kalulu, Zurkowski, no, 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 no. Rimpallo sul ginocchio di Kalulu che chiude su Pinamonti e serve Maignan. Mike Peterson Maignan, servito Davide Calabria. Calabria cerca subito l'innesco per Messias, bella palla di Davide per Messias, Messias all'uno contro uno contro Cacace, il cross allontana Romagnoli di gambone, forse ancora viva Tonali, va a chiudere Tomori, Tomori la porta su Bennacer, Tonali torna da Mike Maignan, bella palla di Davidino Calabria per Messias, adesso è Kalulu che riceve e appoggia Tomori, servito ancora Tonali. Tonali fa cambio gioco, attenzione che è scattato il pressing dell'Empoli su Calabria, Calabria è solo, cerca il lancio in avanti ma Luperto è in controllo, sulla palla scoperta è bravo Giroud ma si dimentica di toccarla Messias, Messias però poi è bravo a rimetterla in mezzo su Bennacer, bravo, bravo Isma, bravo Junior, Giroud, bella palla, Bennacer, Bennacer fa il cambio gioco, di là Leao, Leao interrompe la trama verso Florenzi e prova a ingaggiare lui, Leao, 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 si ferma, si infrange Leao ma l'Empoli non esce, e allora la palla ancora di Calabria, Tonali, Isma, dai ragazzi, dai ragazzi, dai ragazzi, Isma, l'imbucata di Isma, Luperto allontana, dai ragazzi che è nostra. Kalulu deve ingaggiare il duello con Pinamonti, Pinamonti lo ha toccato da dietro e lui Pierre ha toccato il pallone in avanti ma senza riuscire a completare il disimpegno, rimessa con le mani Empoli. Cacace dà la palla a Bairami, Bairami la fa rimbalzare, Bennacer lo pressa, Bennacer alla grande, Bennacer poi la palla esce. Di generosità, di slancio, di gamba, Isma ha preso anche una spintarella da Bairami, ma insomma cose che ci stanno, rimessa con le mani Empoli. Empoli che prova a dare la palla di qua, Bandinelli, Bandinelli l'allunga, Pinamonti la sfiora, c'è un fuorigioco di Pinamonti. Ed è allora Tomori e Kalulu, sono loro che fanno ripartire l'azione nostra, Florenzi di prima, no ragazzi, no, 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 brutta azione, brutta palla regalata. Calabria fa la diagonale difensiva, poi Florenzi rimedia, però siamo spaccati in due, siamo troppo bassi e troppo lunghi e quindi l'Empoli riparte fra le linee, Bairami. Ancora
ancora l'Empoli con Zurkowski, braccato da Tonali. Sandro, non mollarlo, ti prego. Da Calabria rilancia lungo, Leao prova a inserirsi su Romagnoli. Leao, la palla gira di là, la palla gira di là, Leao la recupera, bravo Rafa, la perde, che sì, maledizione. Maledizione, stiamo perdendo palloni banali che non sfruttiamo in avanti e che ci tengono l'Empoli nella nostra metà campo. Non possiamo perdere questi palloni dopo soli 10 minuti del secondo tempo, dobbiamo continuare a giocare la nostra partita. Avanza l'Empoli invece, Zurkowski, l'allargo per Fiamozzi. Fiamozzi va al cross, la palla è tutta su Maignan. Dai ragazzi, dai! Dai! Che ne vale la pena, dai! Ancora Maignan, pronto ad appoggiare a Fik Tomori. Fik la tiene, l'appoggia Isma. Isma vede Tonali. Tonali la porta su, servito Flore, c'è campo per noi, avanza Flore. Flore dentro, palla complicata di Leao perché sì, ma Bennasere bravo ad appoggiare a destra per Calabria. Dai, proviamo a essere fluidi, vediamo. Cala per Junior Messias può puntare, Junior Messias si accentra, il tiro di Junior, la parata di Vicario, bravo Junior. Ha cercato di fare qualcosa di diverso e ha fatto complessivamente una buona cosa Junior. Leao va a chiudere su Fiamozzi, palla recuperata dall'Empoli, Aslani in buca di qua per Bandinelli, cerca la palla Giroud, ancora il lancio lungo Empoli, va a chiudere anche Tonali favorendo la chiusura di Maignan che lascia che il pallone scorra fuori. Quindi rimessa dal fondo Milan all'undicesimo minuto nel secondo tempo a Milano San Siro, Milan 1 Empoli 0. Maignan, servito Kalulu la tocca di qua su Calabria. Calabria prova ad avanzare. Calabria, palla imbucata di là, Luperto, non ci stiamo muovendo bene là davanti. Abbiamo perso qualche meccanismo, avanza Zurkowski, la palla torna sempre indietro. Rafa, ti prego, vai a chiudere su Fiamozzi. Attenzione che Zurkowski è là dietro Florenzi, ci pensa Sandro. La palla di Zurkowski allontana Tomori, la palla esce in fallo laterale. Rimessa con le mani Empoli. Non riusciamo a portare su bene la palla e l'Empoli si ripropone con Bandinelli, bravo Sandro, grande senso della posizione, Sandro, fallo su Tonali, segnalato un po' tardi dall'assistente Di Iorio e adesso c'è calcio di punizione Milan. Sulla palla ancora Florenzi e Tomori. Fik prende la rincorsa, Fik fa palla lunga, è una bella palla tracciante, ma Romagnoli arriva prima di tutti di testa, la prendono sempre loro. Inizia il periodo della partita in cui la prendono sempre gli altri. Calabria fa un gran lavoro Davidino che non riesce a servire Messias. Gran lavoro su Bandinelli, rimessa con le mani loro. Attenzione che si porta su Aslani la mette fuori, adesso la rimessa con le mani è nostra. Mister tiene su, tiene carica la squadra, la rimessa con le mani di Davide Calabria che mi sembra bello tonico e bello presente Davidino con la sua fascia di capitano in bella mostra, dai ragazzi. Calabria, serve Giroud di prima. Ancora l'Empoli, c'è un fuorigioco, anzi no, rimessa con le mani, la palla è uscita in traiettoria e quindi tocca al Milan rimettere palla in gioco con le mani a cura di Davide Calabria dentro su che sia, anticipato da Luperto, prova a uscire l'Empoli, il rimpallo favorisce Tonali che si non riesce, la presa di Polpaccio purtroppo non ha dato forza e Zurkowski ha anticipato Florenzi. Sbagliamo molti tocchi, molti passaggi in questo secondo tempo, ragazzi vi prego tornate quelli del primo tempo il prima possibile. Zurkowski, l'allargo è per Fiamozzi serve Pinamonti, su di lui si porta Kalulu, ancora l'Empoli al cross, attento Davide, colpo di testa di Bairami, va Messias anticipato, ancora a terra Calabria, colpito dietro la nuca.
sta per entrare in campo il nostro Doc. Eh sì, l'ho preso proprio con la fronte Bairami, ha preso Calabria dietro sulla nuca. Stanno per entrare alcuni giocatori dell'Empoli. Davide, ci sei? Chiede l'arbitro Chiffi. Se n'è andata la prima ora di gioco. Aslani, l'appoggio dietro su Luperto. Tonali prova ad andare a chiudere. Florenzi chiuso da Zurkowski, anticipato. Zurkowski lo aggira, palla dietro, ancora l'Empoli che viene in mezzo a giocare. Florenzi prova a opporsi, esce Tonali. Aslani recupera, ancora il lancio di Luperto, il colpo di testa di Davide Calabria, la grande per Giroud. Giroud serverà, farà, fa un gran giocata, una grande giocata per Calabria che se l'allunga. Che peccato, che peccato. Gran bella giocata di Rafa Leao, poi esce bene l'Empoli, rischia il fallo da dietro Calabria. Ancora Pinamonti, bravo Isma, bravo Isma, bravo Isma. Buon recupero di Isma Benna che serve Alessandro Florenzi. 16° minuto nel secondo tempo, Milano San Siro, Milan 1 Empoli 0. Dai ragazzi, dai ragazzi, dai ragazzi. Kalulu, Kalulu avanza e appoggia Calabria. Ancora Pier Kalulu, servito Fick. Tonali, Florenzi, l'Empoli è là che ci aspetta. Non passiamo ragazzi, non passiamo, non passiamo. Adesso l'Empoli si è messo in un modo che noi facciamo fatica a giocare la palla e ce l'ha sempre loro. Questo rende il nostro stomaco una strisciolinina di prosciutto. Eccolo Cacace, attaccato da Messias, Messias prova a prendere palla. Luperto, palla dietro ancora per Simone Romagnoli. Simone avanza, palla dietro Cacace, riesce a servirlo Bandinelli. Messias, bravo Junior, insisti, insisti Junior, insisti Junior. Junior, Junior su Messias, subisce anche fallo, due falli dell'Empoli, uno di Cacace e uno di Henderson, non c'è neanche un giallo. Non erano falli clamorosi ma falli da dietro. Adesso fa i cambi Andrea Zoli, entrano Cutrone, Parisi e Stojanovic, esce Henderson, quindi adesso passa le due punte Andrea Zoli, lascia l'alberello di Natale, il 4-3-2-1, e mette Cutrone e Pinamonti di punta. Entra Stojanovic al posto di Fiamozzi ed esce Cacace, al suo posto Parisi. Queste le variazioni dell'Empoli, che quindi adesso gioca con Stojanovic, Romagnoli, Luperto, Parisi a centrocampo. Attenzione Florenzi, ragazzi giochiamo male, avanza Zurkowski, centrocampo Zurkowski, Aslani, Bandinelli davanti, adesso hanno Bairami, Cutrone, Pinamonti. Ancora Zurkowski, lo aspetta che sì, cerca la palla Leao, pressa il Milan ma la tiene Aslani. Ancora che sì, palla dietro. Noi vogliamo questa vittoria, canta giustamente la curva sud. Adesso c'è Vicario che serve Luperto. Luperto tocca indietro per Vicario, seguito da Giroud, palla lunga di Vicario, salta di testa l'Empoli, va a chiudere Bennasser che serve bene Florenzi. Florenzi allarga su Sandro Tonali, Tonali prova ad aggirare l'avversario ma Leao è in ritardo. Tonali recupera un'altra grande palla, Sandro, splendido Sandro che lotta, subisce fallo, calcio di punizione nostro a centrocampo.
Fallo del nuovo entrato Stojanovic. E allora c'è il Milan che si appresta a ripartire con la sua punizione. Tonali si scaldano, Rebic, Diaz e Salemakers. Ancora Calabria, servito di qua Kalulu. Kalulu allarga verso Fick. Fick ancora a servire Florenzi. Florenzi dentro per Bennacer. Bennacer l'accompagna. Servito Florenzi che prende anche un po' un pestone. Adesso l'Empoli però è messa in un modo che noi facciamo fatica a ripartire. Bravo Flore su Messias. Bella, bella idea. Messias prova ad aggirare l'avversario. Parisi gliela porta via. E poi esce bene Parisi, ma Messias non molla. Bravo Junior per Calabria. Calabria lotta, vai Davide, vai. Davide attaccato da Bandinelli, deviazione, la palla di Davide non passa, c'erano due su di lui. Ancora Davide che cerca di intervenire, fallo di Calabria, calcio di punizione Empoli. L'arbitro Chiffi riprende Davide. Calcio di punizione battuto dall'Empoli, Bairami l'allargo su Cutrone, Cutrone attaccato da Kalulu, palla dentro, pressano i nostri ragazzi, vi prego. Ancora Leao in scivolata che cerca di sporcare la giocata avversaria, poi che sì è bravo a metterla a terra su Davide Calabria. Calabria va da Messias, ancora Davidino serve Kalulu. Kalulu tocca dietro dalle parti di Maignan. Maignan studia la situazione, Mike, palla lunga Mike a cercare Rafa Leao, gli si frappone Simone Romagnoli. Leao cerca di tagliare i rifornimenti a Zurkowski, ma Zurkowski porta palla in avanti, poi Aslani, palla dietro, ancora Zurkowski, Giroud pressa Simone Romagnoli e la palla torna da Vicario. Avanza Luperto. Ecco il possesso di Parisi contro Messias, legge bene Kalulu. Aveva anche un po' sbagliato il dosaggio Parisi, si apre Bennacer, ma siamo non messi benissimo. Va Tonali, va Sandro sulla fascia sinistra, Sandro si ferma, c'è la barriera empolese da superare, palla dietro a Florenzi, messi molto bene loro in questa ripresa. Leao dà la palla lunga su che sì, quindi Messias può puntare, Messias, tiro a giro, parata di Vicario, voleva probabilmente angolare di più Junior. Vicario riprende il gioco, attenzione ragazzi che sono ripartiti, che sia un po' in ritardo ma va a coprire la sua posizione, che si porta su Aslani, palla di là, ecco allora la giocata su Zurkowski in buca, ma recupera Kalulu, servito ancora Fick Tomori dentro, che sì, dà la palla a Calabria, attenti ragazzi vi prego, la copre bene qui che sì su Messias aspettato subito basso da Parisi, palla su Calabria, Luperto in vantaggio e la gioca subito su Cutrone serve Parisi, abbiamo perso una palla che non dovevamo perdere, su Bairami si porta Fick Tomori, palla dentro, bravo Fick, Calabria su Leao va Luperto, Leao però continua a lottare su questa palla, Leao poi litiga un po' con le zolle ma alla fine ne esce bene lui a testa alta e petto in fuori. Leao contro Zurkowski, ha fatto tante falcate Leao, quindi si ferma, non insiste sulla corsa, da palla dietro a Florenzi, attenzione ragazzi, Bennacer viene via, perde la palla, subisce fallo, calcio di punizione nostro, punizione a favore del Milan a centrocampo. Siamo entrati nella seconda metà del secondo tempo, dai ragazzi, sta per entrare Alexis Salemakers. Ecco allora sul pallone Tonali pronto a dare la palla in mezzo su Giroud che la spizza dentro, Romagnoli è andato un po' in affanno ma alla fine anche se di polpaccio l'ha presa. Parisi si fa vedere, Cutrone contro di lui c'è Kalulu,
Cutrone, Kalulu, bravissimo, bravissimo, grande Pier. Pier dentro, bellissima per Messias. Che peccato, ragazzi, splendida giocata. Prima difensiva e poi offensiva di Pier Kalulu, che ne recupera un'altra. Ne recupera un'altra Pier e la gioca ancora bene su Kessi. Quindi Messias, Messias, peccato. Non riesce a servire, non riesce a servire Kessi. Va a Parisi, recupera palla ancora il Milan alla grande. Non c'è fallo. Bennacer, 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 bravo Isma, palla dentro per Tonali, si allarga Rafa, riceve Leao, palla dentro, giusta Leao per Bennacer, ha dato aria all'azione, Isma, Isma, non tira, palla nostra, palla dentro di Tonali, angolo, bravi ragazzi, dai, dai, dai ragazzi, dai ragazzi, dai ragazzi, la palla esce, calcio d'angolo per il Milan, va dalla bandierina alle Flore, si prepara la nostra squadra a mettere in mezzo. A terra intanto Amale Bairami, Amale Bairami, stanno per entrare Brahim Diaz e Salemakers. Amale Bairami, ma si rialza, vediamo se riesce a giocare o deve uscire. Altri due cambi Empoli, entrano Benassi e Di Francesco. Bairami ha un problema muscolare ed esce. Per noi Brahim Diaz e Salemakers. Bairami deve uscire, aveva segnato all'andata contro di noi. Esce Bairami e poi Benassi al posto di Bandinelli. Ha fatto 5 cambi Andrea Zoli nei primi 25 minuti del secondo tempo. Ha messo Cutrone, Di Francesco, Benassi, Stojanovic e Parisi. Noi stiamo per inserire Salemakers e Brahim Diaz. Calcio d'angolo. Batte l'angolo il Milan, non fa subito i cambi. Va dalla bandierina Florenzi. Palla messa in mezzo, colpo di testa, palla che resta lì. Fallo in attacco di Olivier Giroud, che ha cercato la rovesciata, ha colpito Luperto. Ed ecco allora i cambi, esce Messias, al suo posto Alexis Salemakers. Vediamo qual è l'altra sostituzione, sono curioso. Esce Kessi, escono Kessi e Messias. Ed entrano Salemakers e Brahim Diaz. Escono un giocatore più difensivo che sia un giocatore più offensivo Messias, entra un giocatore più difensivo Salemakers e uno più offensivo Brahim Diaz. Brahim e Alexi, venite a darci una mano, venite a lottare con noi, giocare con noi. E allora tocca a Vicario riprendere il gioco, si prepara a calciare Vicario. Palla messa di qua, si scalda, si scaldano anche Ibra e Rebic, Brahim Diaz, Tonali di prima, palla troppo lunga per Giroud, si scaldano Ibra, Rebic e Krunic anche. Ecco allora la palla lavorata da Empoli con Parisi, Parisi attaccato da Salemakers, Parisi rischiato di allungarsela, Brahim Diaz, Brahim Diaz vuole prenderla, commette fallo Brahimino. Calcio di punizione a favore dell'Empoli, sulla palla Luperto, forza Milan, facci un gol, chiede la curva. Luperto da dietro a Vicario, palla lunga, Pinamonti la spizza, Cutrone prova a portarla via, Kalulu la disimpegna per Calabria che però la gira troppo lunga. Per Salemakers, va bene Davide, 28esimo del secondo tempo, Milano San Siro, Milan 1 Empoli 0. Dai ragazzi, dai ragazzi, dai ragazzi, pressa Alexi, ancora Bennacer che va a chiudere su Di Francesco, subisce fallo, brutta entrata di Di Francesco, questa su Isma, calcio di punizione a favore del Milan. È uscito Messias che ha fatto i due tiri del Milan nel secondo tempo, uno centrale e l'altro un po' meno centrale, ma tutti e due parati, impresa unica da Vicario, colpo di testa di Giroud, vanno a chiudere quelli dell'Empoli con
Stojanovic che dà la palla larga, va a coprire ancora 100.000 polmoni tonali. Tonali accompagna nella sua corsa Stojanovic, anche Brahim Diaz ha cercato di aiutare il compagno, palla che torna indietro dell'Empoli, Luperto prova ad avanzare, la palla lunga, Florenzi di testa, Mignon, Tomori fa buona guardia, Tomori in tensione, in pressione, fa buona guardia. E allora tocca adesso a Mignon a riprendere il gioco, palla che viene data di là, Florenzi di prima, bravo Flore, su Tonali, avanza il Milan, dai ragazzi crediamoci in questa azione, se la allunga Flore, la allarga su Leao, deve uscire Simone Romagnoli, vediamo se Rafa viene via, il cross di Rafa, una bella palla di Rafa, mette fuori l'Empoli con Luperto, buona trama Florenzi Leao, rimessa con le mani Milan, va verso la palla Alessandro Florenzi. Eccolo Flore, pronto a servire i suoi compagni. Ragazzi, vi prego, facciamo succedere qualcosa in attacco. Ecco Florenzi. Pronto a servire i compagni. Ancora Brahim. Brahim serve Bennacer, schermato il Milan, Brahim è bravo a servire Salemakers viene in mezzo al campo, poi Tonali, l'allargo giusto, Bennacer, c'è Brahim in area di rigore, Brahim la mette in mezzo, angolo, Milan che torna ad attaccare, dai ragazzi, va dalla bandierina Davide Calabria. Davide si prepara a calciare l'angolo. Si parlano Giroud e Leao. Vediamo Davide. La curva continua a chiedere con grande anima, con grande preghiera di gol alla squadra. Va a Calabria. Eccolo Davide. Allontana l'Empoli. Ancora Sandro recupera la palla in uscita. Colpo di testa di Giroud, la palla esce. Giroud non è riuscito a centrare lo specchio della porta di Vicario. Vicario che si prepara adesso a servire Simone Romagnoli. Ancora Vicario. Brahim Diaz sale su Luperto, viene servito Parisi. Parisi cerca di allungare la squadra. Colpo di testa di Calabria sulla mancata spizzata di Cutrone, avanza l'Empoli. Palla dentro, Kalulu, Pier se l'allunga, Cutrone gli si frappone, ancora la giocata su Benassi, Benassi la mette, appoggia dentro su Pinamonti, bravo Isma, palla messa in mezzo, Salemakers fa un grande salvataggio, poi allontana Tonali su Giroud che la mette giù con il petto, Olivier cerca il rilancio subito, calma ragazzi vi prego. Ma ragazzi, ha cercato subito il contropiede Olivier, poi la palla dell'Empoli esce. Empoli che ha portato un altro pallone insidioso nella nostra area di rigore. Continuano a scaldarsi Krunic, Rebic e Ibra. Sta per effettuare la rimessa con le mani Florenzi. Andiamo Alessandro, se no stiamo qui davvero fino a domani mattina. Vediamo Ale. Palla toccata corta, morbida per Giroud, niente, né Giroud né Tonali escono loro, con Di Francesco, subito tonici i cambi dell'Empoli, Leao prova a inserirsi qui e Parisi con la scapola sposta la palla, la toglie dal raggio d'azione di Leao e serve Aslani, ancora Simone Romagnoli, prova ad avanzare l'Empoli, servito Di Francesco. Di Francesco fa cambio gioco, Calabria, la palla esce, nessuno l'ha toccata, né Calabria né Cutrone, era una palla radente, la palla che esce, quindi tocca al Milan ripartire. Mignon la lascia a Tomori, è incredibile, guardate l'arbitro Chiffi come ci sta addosso, Silvestri in Milan Udinese ha perso tutto il tempo del mondo.
nell'indifferenza arbitrale, appena ritardiamo un rinvio noi Chiffi ci sta subito addosso. Giroud difende bene la palla subendo anche fallo, subisce fallo Bennacer, due falli Mima Chiffi, non uno, due, calcio di punizione Milan sulla palla Calabria, la lascia a Isma. Isma tocca su Brahim Diaz, Brahim Diaz prova a venire via, Salemakers l'appoggia a Tonali, Tonali con la punta del piede, poi Flore lancia in profondità su Giroud difende palla, forse c'era fallo, la mette in mezzo, deviazione di Romagnoli, angolo, protestano quelli dell'Empoli. Temevo che Giroud fosse in fuorigioco e avesse commesso fallo, invece l'arbitro Chiffi ha lasciato correre. Luperto parla con l'arbitro Chiffi. Calcio d'angolo che sta per essere battuto dal Milan, vediamo. Giroud era stato giudicato buono dall'arbitro, va dalla bandierina al Milan. Ecco Florenzi. Florenzi la dà Tonali, corner corto, Flore, buon cross, Leao, colpo di testa, Bennacer prova a venire via, Bennacer in area, scorribanda di Isma, insiste Isma che poi stretto da due perde palla, ha rischiato un brutto fallo Isma, Brahim Diaz su Di Francesco la porta fuori, rimessa nostra, bravi ragazzi, lottiamo. Deve rifiatare Isma dopo lo strappo di poco fa. Adesso tocca a Calabria riprendere il gioco con la rimessa con le mani. Superiamo gli ostacoli, oh, col diavolo in fondo al cuore. Noi facciamo i chilometri. Brahim Diaz non riesce a difendere palla, palla che esce. E ho provato a cantare con la curva, Rafa, scappiamo indietro di là, avanza l'Empoli che poi torna da Luperto. 36esimo minuto del secondo tempo, Milano San Siro, Milan 1, Empoli 0, sta per entrare Ibra, attenzione, Brahim Diaz, allarga il braccio Zurkowski, servito ancora Arslani, Benassi, Tonali si porta su di lui, ancora Florenzi, palla dentro, fuori gioco di Di Francesco, chiede Tomori, attenzione, brutta palla, Stojanovic, colpo di tacco di Francesco, insiste l'Empoli, torna indietro, Stojanovic inseguito da Tomori vuole la palla, gran lavoro di Fiche, gran lavoro di Rafa in protezione. Rafa, non perderla, ti prego, Rafa, Salemakers, siamo sempre in mezzo al traffico loro. Per come è disposta l'Empoli, si è sempre in mezzo a loro, bravissimo Alexi a difendere la palla, poi Tomori gliela dà un po' lunga, ma gliela dà, buona, vai Alexi, dentro, troppo lunga Alexi, purtroppo è troppo lunga, entrano Ibra e Rebic, al minuto 37, Giroud saluta l'arbitro Chiffi, esce anche Leao, quindi Rebic al posto di Leao e Ibra al posto di Giroud. Abbiamo un attacco completamente diverso in questi ultimi minuti di gara. Siamo partiti con Messias, Kessi, Leao, Giroud, finiamo con Salemakers, Brahim Diaz, Rebic, Ibra. Eccolo Ibra, entra in campo al posto di Olivier Giroud. Eccolo Zlatan. Corso e lottato Olivier Giroud, adesso tocca all'Empoli ripartire. Simone Romagnoli tocca ravvicinato su Vicario fa palla lunga, balza di testa Ficto Mori, attenzione Kalulu allontana di punta del piede Kalulu, torniamo indietro ragazzi che arrivano Stojanovic, Tonali osserva mentre la palla arriva di Francesco, il cross allontana di testa Calabria, la palla resta lì, Salemakers la vuole, poi si inserisce bene Brahimino la porta via, fallo, l'ha sgambettato da dietro, l'arbitro non ha visto dannazione, sgambettato da dietro Brahim Diaz, insiste l'Empoli, palla dentro, Zurkowski,
ancora la giocata su Benassi, di prima l'Empoli, Pinamonti, si oppone Fictomori si oppone, eccolo l'ultimo tocco è di Fic che tiene palla, subisce fallo, angolo, ma non c'è fallo, l'ha sbracciato da dietro, l'assistente da angolo a favore dell'Empoli. L'ha preso con il braccio da dietro Tomori, l'assistente imperiale da angolo all'Empoli. Viene dietro Ibra ad aiutare. Protesta Florenzi. Calcio d'angolo per loro. Va dalla bandierina l'Empoli. Il cross che parte, palla lunga, Ibra di testa che allontana, poi il tentativo di tiro empolese, spazza Tonali, rimessa con le mani loro, eccolo Di Francesco che lascia a Benassi, palla Simone Romagnoli in buca, ancora Benassi, si è liberato, il colpo di testa di Kalulu, via la palla Isma, via la palla ragazzi, Ibrahim Bennasser, no, il tiro deviato, Maignan, Mike Maignan, le manone fanno track, Mike Maignan, Bennasser ha provato a uscire, palla al piede, perso palla, Maignan allarga di qua su Calabria, Calabria tocca dentro su Salemakers, Tonali d'esterno di gran class per Florenzi, poi ha accompagnato l'azione Sandro, metronomo allo stato puro Sandro, servito Isma da Ibra viene dietro, Bennasser ancora palla a Calabria, Zlatan Kuce, ancora Zlatan che dà a Florenzi, Salemakers, servito Ibra la dà in mezzo su Braimino di Azzino, poi Tonali, poi Brahim Diaz, poi Isma, poi Zlatan dà la palla a Calabria, fuori gioco al 41esimo del secondo tempo a Milano San Siro, Milan 1 Empoli 0, dai ragazzi. E allora sulla palla c'è Parisi fa lancio lungo a servire di là Stojanovic, su Benassi si porta Florenzi, Bennasser, Di Francesco, ancora la palla per l'Empoli, l'imbucata Pinamonti ancora difeso bene palla, poi servito Benassi il cross, angolo ancora per l'Empoli. Non è stato un bel secondo tempo il nostro, entra anche Krunic al posto di Bennasser, entra Krunic al posto di Isma. Può entrare Rade, Bennasser esce subito di là. Quarto uomo non lascia entrare, l'assistente non lascia entrare Krunic, ma Bennasser è già uscito e adesso è entrato Rade. Calcio d'angolo per loro, va dalla bandierina l'Empoli, vediamo, molto alto il calcio d'angolo, colpo di testa di Cutrone, poi c'è un fischio arbitrale, la palla era uscita sulla battuta del calcio d'angolo dell'Empoli, la palla era uscita in traiettoria, palla era uscita in alto, va Maignan a riprendere il gioco, si prepara Mike a calciare, deve andare dietro Maignan, si prepara a rinviare il nostro portiere, la mette giù, limite dell'area piccola, eccolo Mike, 1:40 più recupero al termine, palla lunga di Mike Maignan a cercare Zlatan che balza di testa però non riesce a servire Rebic,
Kalulu arriva in anticipo, prova Rebic a pressare su Luperto, il colpo di testa a Zurkowski, le prendono tutte loro ragazzi, tutte loro, sono tutte loro in questo secondo tempo. Avanza ancora Benassi che fa l'allargo sulla destra, palla dentro e siamo in ritardo, siamo in ritardo, siamo in ritardo, bravo Fick, allontana Florenzi. Romagnoli, Romagnoli la tiene in campo, poi Krunic viene superato, lotta Brahim Diaz che va a riprendere palla, preziosissimo Brahimino, poi Rebic, 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 fallo, porta a casa il fallo Ante Ante, porta a casa il fallo, porta a casa il fallo Ante Ante, calcio di punizione a favore del Milan. Palla che resta lì. Brahim Diaz si deve spostare, calcio di punizione, battiamo la punizione ragazzi, ha ragione l'arbitro, non possiamo, non possiamo fare così, vi prego ragazzi, abbiamo fatto anche noi i nostri cambi, abbiamo inserito Salemakers, Krunic, Rebic, Ibrahimovic, Brahim Diaz, 5 cambi anche il Milan, abbiamo i giocatori freschi anche noi, ecco Zlatan di testa che va a lottare, Romagnoli va in difficoltà con Vicario, colpo di testa di Zlatan, poi allontana l'Empoli, prova a recuperare l'Empoli, palla dentro, Pinamonti, servito Benassi, Benassi cerca ancora Pinamonti, va a chiudere Tomori che ha subito una spallata, ha preso anche un colpo Tomori, 4 minuti di recupero, crampi per Fick, va ad aiutarlo Ante Rebic. Vediamo. Ah, si è fatto male Florenzi. Si è fatto male male Florenzi. Flore si è fatto male, i crampi erano di Florenzi, chiedo scusa, non di Tomori. Crampi di Florenzi. Crampi di Florenzi, non di Tomori, chiedo scusa. Crampi a Florenzi, gestiti dal suo compagno Ante Rebic. Rimessa con le mani Empoli. Palla di qua, di Francesco, di Francesco. La palla esce, rimessa con le mani nostra. L'ha portata a casa Sandro Tonali, grandissimo, enorme Sandro. Palla restituita adesso a Ale Flore. Si prepara la rimessa in gioco il Milan. Tonelli va a protestare dal quarto uomo, giocatore dell'Empoli in panchina, Ibra difende palla, la tocca dietro, Florenzi, c'è la deviazione, Salemakers con il petto, poi Ante Rebic, la palla gli è arrivata violenta sul petto, l'Empoli questa volta non riesce a ripartire, palla che esce. Dai ragazzi, dai ragazzi, dai ragazzi, Florenzi pronto a riprendere il gioco. Eccolo Ale Flore, servito Rade Rade, palla esce ancora, palla che ballonzola su questa rimessa laterale ormai da minuto, da secondi e secondi, ancora problemi di crampi, Ale Flore ti prego Ale stringi i denti, recupererà ancora qualcosa di più di 2 minuti probabilmente l'arbitro Chiffi, Brahim Diaz, Zlatan, Zlatan cerca di innescare Rebic. Ibra va a rincorrere questa palla, Rebic pressa su Vicario, Rebic e Brahim Diaz pressano su quelli dell'Empoli, ancora Cutrone attaccato da Calabria, vai Davidino, grande Davidino, Kalulu di prima per Diaz, grande Brahim, vieni via Brahim, Salemakers, Salemakers difende palla, toccato duro Brahim, a terra Brahim Diaz, Salemakers, Salemakers insiste, perde una palla che non doveva mai perdere Alexi, ancora Parisi, Parisi, Parisi la tiene in campo, Parisi, Tonali va a pressare, fallo di Sandro, Sandro allontana la palla, ammonito Tonali, non era diffidato, Tonali ingaggia un duello con un avversario, subito punito al massimo livello, si arrabbia Stefano Pioli. Calcio di punizione, no, indietro, ha ragione Ante Rebic, indietro, è indietro, ha ragione, dice anche l'assistente imperiale che è dietro.
Vicario fa palla lunga, Vicario, attenzione Simone Romagnoli, poi Florenzi in vantaggio, Florenzi su Mike Maignan che la calcia di prima, palla che arriva dalle parti di Luperto, Luperto la allarga di prima molto bene per Parisi, quindi ancora l'Empoli, Calabria su Di Francesco, cala, grande cala, enorme, gigantesco cala, bella palla per Zlatan, Zlatan prova ad allungare il gambone ma non gli riesce di arpionarla, Rebic pressa, ancora l'Empoli, andiamo di là a chiudere ragazzi, siamo al 94, lascia giocare Chiffi, siamo al 94, c'era stato il problema prima per cui c'erano stati i crampi di Florenzi, per cui si è andati a recuperare, esce Maignan, le manone fanno track, le manone fanno track, San Siro applaude come un gol, vanno Florenzi, Tonali e Calabria a fare i complimenti a Mike e allora è pronto Mike Maignan a riprendere il gioco, vediamo quando fischia l'arbitro Chiffi, potrebbe già farlo, eccolo Mike Maignan, Mike Maignan fa palla lunga, Mike fa correre, fa giocare ancora Chiffi, Ibra voleva Rebic di là, lascia giocare ancora l'arbitro, incredibile. Ecco la palla lunga di Vicario, va al balzo di testa Kalulu, ancora è finita, abbiamo vinto noi, c'è una notizia da Milano San Siro, abbiamo vinto noi, le notizie si danno subito, abbiamo vinto noi, il sabato sera il Milan con l'Empoli vince sempre, aveva vinto nel marzo 2005 3-0 Milan-Empoli di sabato sera, aveva vinto il Milan nell'aprile, nell'aprile 2007 il Milan 3-1 di sabato sera e aveva vinto 2-1 nell'agosto 2015 il Milan di sabato sera con l'Empoli 2-1. Il Milan di sabato sera contro l'Empoli vince sempre, abbiamo fatto un ottimo primo tempo, secondo tempo meno, l'Empoli ha avuto qualche occasione, non siamo stati fluidi, ma è importante tornare a vincere queste partite qua, perché nell'ottica di un campionato queste partite qua servono, si devono vincere. Era molto importante, secondo clean sheet consecutivo, due gol pesanti, uno di Giroud a Napoli e uno di Pierre Kalulu a Milano San Siro. Pierre Kalulu che firma i tre punti del Milan, Pierre Kalulu che diventa sempre più importante, non solo grande prestazione ma anche adesso fa da goleador. Peccato aver perso intensità, profondità nel secondo tempo. Milan che chiude a 63 punti la giornata, Milan che in questo campionato ha fatto 6 punti contro l'Empoli dopo il 4-2 di Natale, l'1-0 di metà marzo, ci rivedremo ad aprile in casa ma prima testa al Cagliari, sarà durissima e il Milan però può aspettare una partita dura a quota 63, un punteggio molto molto importante in questo momento del campionato, in questo momento della stagione. Il Milan vince, il Milan tiene duro, il Milan contro un avversario forte e organizzato e tecnico e tattico e aggressivo fa una gran bella partita e i tre punti sono nostri grazie a un ottimo primo tempo e grazie alla grande gara di Pierino Pier Kalulu, nostro e vostro. Ciao a tutti, ciao a tutti.